Siamo con Simone Lupacchini, direttore sportivo dell'Aristo Pro Fabriano Basket. Al termine di questa partita persa dall'Aristo Pro per 67-100 in casa per mano dell'Allianz San Severo. E il direttore sportivo ci commenta questa partita negativa per la squadra bianco-blu. Ma guarda, come abbiamo sempre fatto nelle cose fino a qui, tante positive che abbiamo fatto, ci abbiamo sempre messo la faccia. Siccome abbiamo questa sera, ritengo, toccato un punto estremamente basso, altrettanto ritengo sia doveroso metterci la faccia, io in primis e la società, come società. Chiediamo scusa ai tifosi che sono accorsi, perché onestamente ci sta a perdere. Sapevamo che il campionato sarebbe stato difficile, però purtroppo l'atteggiamento e una sconfitta così netta, è ovvio che non ce l'aspettavamo e non ci aspettavamo questo tipo di spirito. Quindi la mia presenza, più che per commentare una partita che fondamentalmente non c'è stata, è quella di chiedere scusa ai tifosi e di continuare comunque a seguire la squadra, perché siamo arrivati qui e dovremo cercare tutti insieme, se possibile, di mantenere la categoria. È ovvio che sono passate solo 3 giornate, quindi è ovvio che abbiamo perso delle partite nettamente, quindi 0-3 è importante sapere che c'è tanta strada ancora da fare, ma evidentemente quella che fino a qui abbiamo intrapreso non è stata corretta. In questo momento ritengo che, a parte le scuse, ci sia ben poco da aggiungere, e credo che anche per la serenità dell'ambiente in questo momento non ci siano altri commenti, tra virgolette, da fare. Quindi diciamo che come squadra riteniamo di dover mantenere in questo momento una sorta di silenzio, e io come rappresentante della società appunto sono qui semplicemente per chiedere scusa, ma per continuare a dire che sono comunque passate 3 giornate, siamo partiti male, sicuramente avremo fatto delle scelte evidentemente sbagliate se in questo momento siamo così distanti, anche se dalle altre, anche se con Forlì onestamente avevamo disputato una partita comunque gagliarda e non ci aspettavamo questa sconfitta. Comunque bisogna guardare avanti, bisogna cercare di fare il meglio possibile e bisogna comunque continuare a remare tutti dalla stessa parte, perché fino negli ultimi anni eravamo abituati a vincere, ma sapevamo che quest'anno non sarebbe stato poi così facile. Sicuramente si saranno commessi degli errori, ma voglio dire, chi non fa generalmente non sbaglia, quindi ci si assume le responsabilità, ma si cerca sempre di fare il meglio con quello che si può fare per fare il massimo per quello che sono le disponibilità, e poi, ecco, ripeto, chi non fa generalmente non sbaglia. Grazie al direttore sportivo Simone Lupacchini e buona serata ai nostri tifosi.